Per dire una cosa, che nel cinema da sempre c'è stato chi decideva la posizione della macchina da presa, il movimento della macchina da presa o il tipo di diciamo, decisione diciamo, dello spazio della macchina da presa. Nel tempo c'è sempre stato chi faceva la fotografia cinematografica con lo scenografo. Che disegnava, diciamo, i vari quadrucci delle cose, era un pochino quello che veniva chiamato direttore della fotografia, parola che io non amo perché non, la traduzione non mi piace, il direttore si traduce regista, per me il regista è Carlo Saura, non so io, non possono esserci due registi nella stessa scena, io sono un coautore di questo. Per cui, quando ho cominciato con Franco Rossi, ho fatto un certo tipo di ragionamento con lui. Ma quando ho conosciuto Bernardo veramente lui ha seguito il principio di suo padre di fare letteratura e poesia, non con la penna, con la macchina da presa. Nel 1963, prima della rivoluzione, io ho visto Bernardo che scriveva con la macchina da presa. E la cosa mi ha sconvolto e ho capito un attimino la letteratura proprio del movimento della macchina da presa. Dopodiché ho collaborato con tanti altri registi in cui ho importato quello che avevo imparato piano piano, finché ho conosciuto Carlos. Carlo è soltanto l'unico, secondo regista, che alla sua necessità spirituale, concettuale, creativa, di esprimersi tramite lo spazio e quindi il ritmo e il movimento nel tempo con la macchina da presa. E io quando l'ho visto inizialmente ho fatto anche l'errore, in primo giorno, di cercare di suggerire. E poi ho visto che non c'era nessun bisogno, che ero sbagliato, dovevo solo ascoltare. E dopo un po', quando ho visto la cosa come doveva andare, ho abituato anche in questo e ho ascoltato la visione di Carlo Saura in sette film. Ecco, maestro, come si è quindi evoluto il vostro rapporto? Non lo so, perdonatamente non lo so, però yo creo que no ha habido una evolución real, sino una continuación de un trabajo, ¿no? Yo creo que Vittorio ha aportado algo que yo comencé a hacer en Sevillanas, que es utilizar unas estructuras de plástico, ¿verdad?, que permitían iluminar por delante y por detrás, y que es un poco, quizá, se utilizan a veces en las óperas, ¿no? Pero que yo he llevado mucho más lejos y prácticamente todos mis musicales se han realizado así, ¿no? Incluso la aportación de Vittorio ha sido muy importante en ese sentido porque ha aportado pinturas, ¿verdad? Hemos llegado a unos acuerdos a veces de los románticos alemanes, ¿verdad? No sé, y a veces. Por ejemplo, en Io, Don Giovanni, toda la película, todo el film es artificioso. Yo creo que el cine es una gran mentira y que hay que utilizar esa mentira para contar una historia. Entonces, a través de la imaginación, sobre todo a través de la imaginación. Y por eso yo cada vez más utilizo estos elementos, ya te digo, estas estructuras de plastificadas, que son a veces de un tamaño grande. Y a veces son fotografías, ¿verdad? Por ejemplo, hemos hecho Venecia, y Venecia toda es falsa. Es una Venecia que hicimos en Alicante, en un estudio de Alicante, con fotografías que yo hice o hicimos, ¿verdad?, con Vittorio, y que están ampliadas al gran tamaño. Es un poco el decir, bueno, señores, esto se lo van a creer ustedes, ¿verdad?, como si fuera verdad. Pero es una gran mentira, ¿no? Es un engaño. Pero yo creo que ahí está el juego, ¿no? En hacer creíble lo que no es creíble, ¿no? Utilizando la imaginación. Beh, devo dire che non lo so, non parlerei di evoluzione ma di continuazione nel nostro rapporto. Vittorio infatti ha portato qualcosa di più, ha aggiunto delle strutture plastiche che permettono di raggiungere un'illuminazione diversa e così sono stati fatti tutti i miei musical. Sono anche stati aggiunti dei dipinti romantici.
E posso dirvi che nel Don Giovanni è tutto artificioso, perché per me il cinema è una grande bugia e l'immaginazione è molto importante. Per questo io continuo ad utilizzare queste strutture plastiche, ad esempio Venezia è totalmente falsa perché l'abbiamo realizzata in uno studio ad Alicante con delle foto che sono poi state amplificate. E quindi credo che tutto sia un inganno, una grande menzogna, rendere credibile quello che non è credibile.